Ciao a tutti, benvenuti sul canale e benvenuti al consueto appuntamento con le uscite fumettistiche da ottobre-novembre 2017. Mesi molto importanti, molto pieni per quanto riguarda le uscite fumettistiche e quindi questo anche per quanto riguarda le uscite occidentali, quindi graphic novel e fumetti non giapponesi in generale. L'oggetto di questo video. Partiamo subito con le uscite, visto che sono davvero tante, con una di un autore italiano, ovvero Milo Manara, con il suo Miele che uscirà ad ottobre in una versione regular a 19,99€ ed una Artist Edition con autografo di Milo Manara a 99€. Il volume raccoglie in un'edizione definitiva le storie di Miele, una delle eroine più sexy e affermate di Milo Manara. A novembre sarà il turno della nuova opera di Julie Maro, ovvero l'autrice de Il blu è un colore caldo, fumetto che molte conosceranno anche per l'adattamento cinematografico. La Maro torna con Corpi sonori, una nuova graphic novel sull'amore, sul sesso e sulle relazioni in questa nuova graphic novel ambientata a Montreal. Poi la nuova opera di Simone Taddei e Marco Angelini, gli autori di Anubi, ovvero Storie brevi e senza pietà. Anche loro saranno ospiti di Panini a Lucca Comics 2017 e sicuramente ci aspetteremo tanto da questa nuova opera di questi due geniali e folli autori. Per Marco Bucci e Jacopo Camagni uscirà Nomen Omen volume 1, anche questo a Lucca Comics in anteprima. Nascosto tra gli angoli bui, tra le pieghe di un sipario non ancora levato, c'è un mondo di creature antiche e potenti. Un mondo vicino al nostro e in perfetto equilibrio con esso. Cosa accadrebbe se questo equilibrio venisse improvvisamente turbato? In una New York imbiancata dalla neve comincia la straordinaria avventura di Becky. Poi c'è Spazio per tutti, l'opera di Leo Ortolani, che racconta un po' di avventure di Ratman nello spazio, anche questo uscirà da novembre al costo di 24€. Un altro gradito ospite per molti sarà Jason Aaron, che a Lucca Comics presenterà il suo nuovo The Goddamned, prima del diluvio. Sono passati 1655 anni dalla cacciata del paradiso e la vita sulla terra è già diventata un inferno. Il mondo è pieno di crudeltà gratuite e di violenza e la regola per tutti è quella della distruzione. Sta per arrivare il diluvio universale, la prima apocalisse della storia. Il primo volume è da novembre a 16€. Per Nick Spencer e Steve Lieber avremo dei fix numero 1, dove osano i Beagle. I poliziotti corrotti Roy e Mac hanno un problema, un debito esagerato con un mafioso. Lo possono ripianare solo facendo passare attraverso l'aeroporto di Los Angeles dei beni illegali, sfruttando Pretzel, il miglior cane antidroga della polizia. Una nuova opera che vede il contributo di quel genio che è Rick Remender insieme a Jerome Opeña sarà Seven to Eternity, il Dio dei Sussurri volume 1. Le spie del Dio dei Sussurri si celano ogni angolo del regno di Zal spargendo la paura. Adam Osidis, un cavaliere morente di una casata caduta in disgrazia, dovrà scegliere se unirsi a un gruppo di maghi senza speranza nella loro disperata lotta per liberare il mondo dal Dio malvagio o abbandonarsi all'oblio. Uscirà Strange Fruit di J.G. Jones e Mark Wade, una storia ambientata nel Mississippi dell'aprile 1927, una spaventosa inondazione sta per distruggere la cittadina di Chatterley. Quando tutto sembra perduto, però, la salvezza arriva imprevista dal cielo sotto forma di un essere alieno dalla forza straordinaria. Giovanni Timpano, un altro ospite a Lucca Comics and Games 2017 per Panini, porterà il suo volume Eclipse numero 1, Luce Mortale, in collaborazione con Zach Kaplan. In un futuro non troppo lontano, il principale nemico dell'umanità sarà la luce del sole, letale per chiunque entri in contatto con essa. La comparsa di un assassino che se ne serve come arma per uccidere le sue vittime darà il via a un'indagine destinata a svelare segreti indicibili. Proseguiamo con Letter 44 for Salvatori di Charles Soule e Alberto Jiménez Albuquerque. Il mondo è allo sfascio per la rivelazione dell'esistenza di alieni nel nostro sistema solare e il ritorno sulla Terra del maggiore dramma dallo spazio porta altre notizie apocalittiche. Solo 666 persone sopravviveranno alla distruzione della Terra e tocca a Stephen Blades, presidente degli USA, scegliere gli eletti. Segnalo poi Crimson Omnibus, che è appunto l'omnibus di una serie di culto scritta e disegnata da Umberto Ramos tra il 98 e il 2001, dove vedremo appunto i 24 numeri della serie raccolti in due cartonati di circa 300 pagine ciascuno. Per quanto riguarda Bava Publishing avremo una bella scorta di un ospite di Lucca Comics che io attendo tantissimo, ovvero Jeff Lemire con il suo Royal City, una serie con al centro drammi di una famiglia perseguitata da fantasmi del passato. Niente da perdere, la sua nuova graphic novel che dallo stile mi ricorda subito ad occhio Essex County, la sua opera più bella.
e AD Dopo la morte, un volume in collaborazione con Scott Snyder, anche questo come appunto Niente da perdere, sempre per Bao Publishing. Quindi davvero una bella scorpacciata per chi adora Jeff Lemire come me, secondo me uno dei migliori scrittori che ci sono in questo momento in Occidente in assoluto. Altre uscite interessanti per la Bao saranno Le ragazze nello studio Munari di Alessandro Baronciani, una reedizione di questo suo precedente lavoro, e Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, gli autori del Porto Proibito, libro del quale quindi mi aspetto molto perché ho adorato appunto la loro precedente opera, hanno fatto poi un'altra opera per bambini che non ho ancora letto, anche se sarei sicuramente interessato a farlo, e Non stancarti di andare sicuramente avrà anche una connotazione molto più attuale legata all'attualità che me lo farà apprezzare ancora di più essendo molto legato ai temi di cui parla. Ugo Go Go di Ilaria Mattioni ed Emanuele Raccas è anch'esso una novità della Bao Publishing. La Valle degli Ecuzzi è un posto tranquillo, fin troppo tranquillo. Gli Ecuzzi, gli abitanti del luogo, ripetono alla perfezione le parole pronunciate dai gridoloni, gli strani esseri che vivono dall'altra parte della valle, noi umani. Ugo Go Go però è un Ecuzzo diverso dagli altri. Lui non ne può più di ripetere le parole dei gridoloni e vuole fare di tutto per modificare l'eco. Quando finalmente ci riesce, non sa che il suo gesto cambierà per sempre le sorti della valle. Questa è un'opera che si inserisce nella collana Babao, quindi sicuramente dedicata ai più piccini. Poi Gli anni che restano di Brian Freschi e Davide Aurilia. La storia di Mauro, un uomo incompiuto che vive nei ricordi dell'adolescenza bolognese e che riceve la notizia della tragica morte di Antonio, amico di vecchia data che il tempo ha allontanato, e decide di partire per Milano per partecipare al funerale dell'amico. Da lì comincerà una missione personale ed esistenziale per ricostruire i pezzi dimenticati del proprio passato, attraverso le polaroid abbandonate dall'amico e l'aiuto di Natalie, una vecchia fiamma mai veramente sopita. E infine segnalo le ultime due opere, sempre in uscita per Bao Publishing, La giusta mezz'ora di Flavia Biondi, l'autrice della Generazione, la storia di Mia e Manuel che vivono a Bologna in un appartamento condiviso con fin troppi amici. Lui pubblica online un romanzo a puntate sull'amor cortese. Lei lascia un lavoro noioso ma sicuro perché la sensazione di crescere la fa soffocare. Incompiuti in modi diversi, una crepa sottile si apre e si allarga tra loro, minacciando di farli perdere per sempre. E poi infine, per concludere, Sempre libera di Lorenza Natarella. Una biografia sulla vita della divina Maria Callas nell'anno del 40° anniversario della sua morte, raccontata con ironia e leggerezza da una fumettista di razza quale è Lorenza Natarella. E sempre infine, a proposito di biografie, segnalo anche quella su Nick Cave di Reinhard Kleist, che uscirà sempre per la Bao nei mesi di ottobre-novembre. Queste erano le uscite graphic novel e fumetti occidentali da ottobre-novembre 2017. Fatemi sapere quello che prenderete, la vostra wish list. Se il video vi è piaciuto condividetelo, come al solito iscrivetevi al canale. Fatemi sapere con un commento qui sotto quali sono state le cose che avete apprezzato di più, quelle che avete apprezzato di meno, per far crescere il canale insieme. Lasciate un bel mi piace che è sempre molto importante. Aprite il box informazioni qui sotto, noi ci vediamo alla prossima e ciao!